A cui dico, visto che è arrivato da poco, che io all'undicesimo minuto suono la campanella. Quindi ti manca un minuto dopo. Posso bere un bicchiere d'acqua? Scusate, sono arrivato da 20 secondi, ma... Ciao, ciao a tutti. Allora, io ho anche preparato una cosa mezza scritta, però l'ho anche imparata per non leggere, che mi sembrava la cosa migliore da fare. Ero a Ormea stamattina, quindi ci ho messo un po' per quel motivo. Perché dico sta roba? Per un fatto personale? No, per dire poi delle cose. Ero a Ormea per un premio, per una cosa di questo tipo, e l'età media davanti a me era più o meno tra i 78 e gli 84 anni. E ovviamente il parlato intorno a questo discorso era... solito parlato, no? I ragazzi non leggono più, i giovani non leggono più, vabbè, l'abbiamo sentito migliaia di volte. In realtà poi da uno che sta un pochino più dentro l'editoria, il discorso secondo me è un pochino più complesso, un pochino più vasto. Partirei però da un presupposto. Il mio presupposto è il fatto che per me, prima di scrivere, è importante immaginare. E forse per me uno scrittore è uno che prima immagina e poi scrive. Questo per me è un dato fondamentale, perché nell'editoria di oggi invece sembra che sia più importante scrivere che immaginare, produrre rispetto che immaginare. E viviamo un tempo in cui l'iperproduzione è diventato un dato sicuramente criticabile da ogni punto di vista, tranne da quello editoriale. L'editoria vive come una sorta di eterno 1974, dove si possono continuare a dare determinati stipendi ai dirigenti, dove si può iperprodurre, con una piccola differenza rispetto agli anni 70. Il fatto che la questione dello stile, la presenza dell'autore, è diventato un fatto opzionale. Vado a spiegare brevemente. Nella diatriba che si è venuta a creare negli ultimi mesi, forse io sono anche uno dei colpevoli, va benissimo, meglio colpevole di quello che di altro, tra autofiction e fiction, in realtà lì è stato chiaramente un gioco narrativo di distrazione di massa, a cui hanno contribuito molti soggetti, soprattutto quelli che hanno più potere nell'editoria e soprattutto i critici, perché era un argomento, come dire, foriero di ragionamenti frizzanti che permettevano di distrarre dal vero senso della questione tra fiction e autofiction. Il vero senso non è tanto che sia importante o meno scrivere qualcosa di vero, derivare da qualcosa di vero, creare qualcosa di verosimile. Questa è una cosa che possiamo discutere magari io, Patrick e Massimo una sera, ci prendiamo una birra, discutiamo su questa cosa molto intellettuale. Ma il problema vero, che forse nessuno si pone, è il fatto che la fiction ha bisogno di scrittori. La finzione, le storie, non valgono nulla senza gli scrittori. Quando sentite degli editori che vi dicono l'importante è la storia, quegli editori sono dei pezzi di merda. Perché in realtà ti stanno dicendo che tu come autore sei sostituibile. Perché se tu dici che è importante la storia, vuol dire anche un altro fatto, che se tu non hai una storia importante, non puoi essere uno scrittore. Ora, io vengo da una cultura dove, da una parte, gli unici scrittori che secondo me avevano una storia da raccontare, uno stile da raccontare, erano gli scrittori della scrittura resistenziale. Fine. Per il resto, a me interessava come scriveva uno scrittore, e penso che pochi di voi comprino un libro per la storia in sé. Vi interessa come viene raccontata quella cosa. È quel come che cambia, tant'è vero che comprate dei libri di Carrère che passano da Limonov ai cazzi suoi. Cioè, non avete questo grande problema, perché vi piace lui, vi piace come scrive. In questo tempo, scusate, io mi occupo di fantastico e di fantascienza, quindi magari dico anche delle cose che sembrano un po' complottiste, però in questo tempo in cui è molto facile vedere qual è il futuribile, cioè la sostituzione dell'essere umano con le macchine, è chiaro che uno che si occupa di editoria come me gli viene da dire: ma tutto questo lavoro che si sta facendo per far trionfare il contenuto rispetto a chi scrive il contenuto, questo lavoro che si sta facendo per avvantaggiare un'idea che la narrazione del vero sia più importante della narrazione del verosimile, a me fa venire in mente che
nel momento in cui questa cosa prendesse dominanza, da quel momento in poi gli scrittori non servirebbero più. Perché nel momento in cui io trovo una storia bella, la faccio raccontare ad un'intelligenza artificiale, chi se ne frega. Cioè, se lo stile va in secondo piano, cosa che in questo momento è uno degli sport preferiti dell'editoria, in generale, perché io quando parlo di editoria vorrei fare come 10 anni fa e parlare male dell'editoria major, ma purtroppo sono nel 2023, quindi parlo male anche dell'editoria indie. Quindi il discorso non è un discorso di che tipo di editore, è un discorso di proiezione dell'economia. E mentre c'è un mondo dove probabilmente molte aziende hanno pensato che anche ridimensionarsi a livello dirigenziale sia l'idea per poter mantenere vivo un settore, nell'editoria invece mi sembra, questa è la mia impressione, che si sia deciso di fare una scelta tra immaginazione e il mio stipendio a 4-5 zeri. E questa idea è data dal fatto che giustamente, io penso anche, persone che per 20 anni, 30 anni hanno guadagnato determinati stipendi non vogliono venire a patti con una realtà che è molto strana per loro. Non è più la realtà degli anni 80, la realtà degli anni 90, è una realtà che ci impone delle regole dal punto di vista della limitazione. Ed essendo l'editoria un settore che ha scelto inevitabilmente di andare verso l'ipercapitalismo più sfrenato, questa cosa è dicotomica, cioè non può trovare una ragione. Quindi se questo posto, se questa cosa di oggi si chiama gli stati generali dell'immaginazione, vi ringrazio ancora per aver scelto questo nome che ho pensato per questa manifestazione, lo stato generale dell'immaginazione è comatoso, ed è comatoso per un fatto, per il fatto che si preferisce sempre una logica molto individuale rispetto a una logica sociale, e questo lo fanno tutti, perché è vero che io ho parlato per 8 minuti dell'editoria, però potrei anche dire, così a citazione, che conosco tantissimi librai che stanno 11 mesi molto male, perché giustamente non riescono a vendere i libri, sono molto arrabbiati con i loro editori, però poi ci brindano quando vanno a Tribook, e allora io questa cosa non la capisco. Conosco anche tanti lettori che si lamentano, che non trovano dei libri belli, ma non li cercano. Aprono il giornale e guardano la classifica, che è un sistema commerciale inventato per fotterci. Quindi ci sono molti colpevoli, come dicevo prima, ma siamo tutti complici di questo sistema. Ed è una questione, e finisco, non so quanto tempo ancora, è una questione che vorrei sottolineare, non è una questione letteraria, non mi avete sentito parlare di letteratura, ci sono le persone che potranno parlarvene meglio, sicuramente. Per me è una questione politica, è una questione politica, perché nel momento in cui noi decidiamo che un settore, una parte di un settore culturale abdica all'immaginazione, significa che noi abbiamo abdicato al senso di cultura, cioè abbiamo deciso che il senso di critica, il senso di critica nel nostro paese non ha nessun valore. Perché avere libri che ci riportano storie che sono davvero andate così, e l'importante è che siano davvero andate così, significa annullare 2 o 3 cose che sono centrali nella letteratura: il perturbante, l'ambiguità, la possibilità di spostare il punto di vista io da lettore. Ma se io mi trovo di fronte a una storia difficilissima e molto delicata, potrò avere il diritto di critica, o forse l'editore ha pubblicato quella storia molto delicata perché io non abbia diritto di critica sullo stile? Perché non so quanti di voi, se vedono uno che sta morendo in un incidente stradale, vanno lì e dicono sì, però è vestito male. Cioè non credo che molti di voi lo facciano. Quindi questo per me è già un sistema per evitare ogni forma di critica, e quindi è un sistema di censura. Promuovere determinati libri e un determinato ragionamento non deve creare assolutamente una dicotomia, secondo me, tra fiction e autofiction. Entrambe hanno il diritto di esistere, ma l'autofiction, proprio perché è la cosa, secondo me, in letteratura più difficile da fare, non deve essere venduta al mercato come se tutto fosse autofiction. Perché altrimenti è come se io vengo da Patrick e gli regalo un Rolex, in realtà non è un Rolex, ma lui è attratto dal fatto che sia un Rolex. Ovviamente lo compra, paga anche dei soldi, fa una serie di movimenti. Quindi questa strumentalizzazione menzionera è un primo passaggio. Per me la discussione sta in questi termini. Facciamone, se vogliamo, una discussione politica, non facciamone una discussione letteraria. È sullo spazio che ognuno di noi decide di avere rispetto alla critica. Se noi vogliamo essere dei lettori e dei professionisti attivi all'interno di un settore, oppure se vogliamo, come vuole l'editoria, avere lettori allineati, professionisti allineati
librai allineati. È una scelta di campo, non è una scelta che c'è un giusto o un sbagliato. Io non faccio parte di quelle minoranze silenziose che pensano di aver ragione. Io faccio parte della minoranza e so di esserlo, quindi se il mondo ha deciso di essere una maggioranza, a me va anche bene. L'importante è che ne siamo consapevoli, perché ricordo ancora un articolo terribile di Paolo Di Paolo di 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, io ovviamente gli avevo detto di tutto per questa cosa, in cui lui diceva: ah, mi sono accorto che l'editoria sta andando in un modo, la letteratura sta andando in un modo, e te ne accorgi a 40 anni, cazzo. Dove sei stato negli ultimi 20 anni? Cioè, quando noi ci preoccupavamo di fare un sistema indipendente che fosse biologico, quando noi ci confrontavamo con le major per portare progetti che fossero progetti trasversali, che ragionassero intorno al genere, ma non il genere come etichetta in cui rinchiudere per fare i libri accomodanti. Dove eri tu? E io lo so dove eri. Eri nei posti giusti dove bisognava stare per avere un potere. Poi adesso a 40 anni ti accorgi che anche il tuo posto di potere, perché questa è la questione oggi, se ne stiamo parlando qua è anche per questo, perché anche i posti di potere, quelli più sicuri, non sono più sicuri. Per quello che ho visto delle persone stamattina che partecipano a questo incontro, certo, perché bisogna, anche lì ci sono dei problemi, anche lì ci sono dei problemi, non sono più i problemi solo dei poveri, perché quando i problemi sono dei poveri, mi frega un cazzo l'editoria, quando i problemi cominciano a essere dei problemi anche dei ricchi, allora incomincia a diventare un problema improvvisamente di tutti, un problema nazionale in cui fare convegni, molto giusto e molto sano. Però accorgetevi del fatto che il potere, paradossalmente in questo momento, lo avete voi in base al ruolo che rivestite, qualsiasi ruolo che esso sia. Ho finito. Posso prendermi? Posso prendermi? Grazie. L'ultimo intervento prima